perché i giovani non si comprano e non credono alle barzellette perché non si possono fare, ma diciamo loro che una nuova politica dell'amministrazione comunale con un nuovo sindaco farà interventi strutturati che i parlamentari di questa città aiuteranno Fasulo a portare avanti per le politiche giovanili. Quelle idee, quelle malsane, quelle che servono solo per, come diciamo in cielo, la scala pignata, questo non serve. Io mi impegno su alcune cose e veramente non ci metto la faccia, sono pronto a dimettermi se non dovessero riuscire. Io credo in voi, credo in questa città, credo nella scommessa e sono convinto che insieme ci riusciremo, supereremo questo momento difficile perché c'è il lavoro. Oggi è il centro dell'attenzione dell'Italia intera. E l'Ente! Odio! E cosa? Viva! Centro diurno per gli anziani, uno spazio che dia loro dignità. Asili nido, avremo una piscina. E mi impegno a dare a tutti voi l'acqua a casa. L'acqua potabile, l'acqua per 24 ore al giorno, non ci sveglieremo più di notte per attaccare il motorino e vedere se c'è, non deve succedere questo, lavoreremo per l'acqua pubblica. Questo mi impegno, pubblico o privato, troveremo lo spazio per farlo, il modo per farlo. Ho visto i combinati disposti e vi devo assicurare che se Angelo Fasulo vince, e ovviamente vince, avrà diritto a 18 consiglieri su 30 per il semplice fatto che dall'altra parte l'insieme delle liste non ha raggiunto il 50%, per cui Fasulo avrà 18 consiglieri su 30. Se io sono qua è perché riconosco che questa composizione, queste liste, questi uomini, questo candidato sindaco hanno certamente ai miei occhi un'impressione migliore. Dico soltanto che se io sono qua è perché riconosco che questa composizione, queste liste, questi uomini, questo candidato sindaco hanno certamente ai miei occhi un'impressione migliore. E non sono, non voglio dire manco a 7 marini, no a fondo nido e dall'altro invece chi possa fare questa cosa. Va bene, non ricordi quando ti invito che telecamere all'Anice e dopo che facisti curri sotto l'evento, ma non
io mi occupo soltanto dell'interesse dei bambini e i bambini hanno un futuro solo se il progetto che li riguarda è un progetto serio. Questo è un progetto serio. Auguri, in bocca al lupo, Angelo Fasulo, Fasulo sindaco, e la parola, amico e conosco, all'onorevole Dino Federico, del quale devo dire una cosa. Dino, mi sei testimone, ho sempre detto che avrei votato dove votavi tu, vinceremo insieme.